Sentiamo l'esperienza del Comune di Udine con Paolo Coppola, assessore all'innovazione. Buonasera a tutti. Intanto iniziamo dal perché. Perché il Comune di Udine ha iniziato a fare Open Data? Ma sostanzialmente perché dietro all'etichetta assessore all'innovazione ci sono 12 deleghe e 5 vengono toccate da questa cosa, che sono la statistica, i sistemi informativi, l'interoperabilità delle banche dati, la trasparenza e l'ultima adesso la verifica del programma. E quindi quando uno fa l'assessore e ha le deleghe, a ogni inizio anno quando fa la programmazione inizia a fare il giro di tutte le deleghe e dire: ma che cosa ho fatto su queste cose qua? Beh, alla fine del 2010 ho iniziato a ragionare sulla trasparenza, non era la prima volta che ci ragionavo, però in quel caso ci ho ragionato e sostanzialmente per un motivo di trasparenza ho detto: bene, ok, iniziamo con l'esperienza degli Open Data. È vero, ci sono altri motivi, alcuni sono stati detti prima, ci sono i motivi, i dati aperti dovrebbero servire anche a rilanciare l'economia. Adesso dire che con i dati aperti del Comune di Udine ci sarà un rilancio dell'economia non sarebbe vero. Questo non vuol dire però comunque che la prospettiva uno non debba tenerne conto. Per adesso, diciamo, trasparenza. Quando abbiamo iniziato? Preparando queste slide, a me sembrava di aver iniziato tantissimo tempo fa. Poi in realtà, appunto, tornando indietro, ho visto che sostanzialmente abbiamo iniziato alla fine del 2010 nella programmazione. Il primo file che abbiamo messo online è datato 23 febbraio del 2011, quindi praticamente ieri. Però nonostante questo, diciamo, di cose, alla fine qualcosina siamo riusciti a farlo. Come? Un po' come ha detto il mio predecessore, non abbiamo deciso di fare grandi progetti, cioè ho preso la cosa più semplice che potevo prendere, almeno sulla base della mia conoscenza, che sono le Google Apps. In Comune di Udine dal 2008 io sto pian piano cercando di spingere l'uso delle Google Apps, abbiamo un po' di utenti migrati. In questo caso il problema di oddio Google guarda i nostri dati, cosa ci farà mai, non si pone, perché appunto siamo sulla trasparenza, che li guardi pure, li devono, li metto lì proprio per farli guardare tutti, e quindi siamo partiti con le Google Apps. In quanto tempo, tra il dire e il fare, tecnicamente, si sta veramente un attimo, perché basta averli i dati, poi per metterli online si sta veramente poco, e ne riparlo tra un attimo. Però tra il dire in un ente pubblico vuol dire in qualche modo scriverlo, perché almeno così mi hanno spiegato. Io faccio l'assessore solo da 3 anni, però diciamo questi fondamentali me li hanno spiegati subito. Se l'hai scritto, allora forse riesci a ottenerlo. E allora nel nostro, visto che, un'altra delle deleghe è il controllo di gestione, quando ho iniziato a ragionare sui documenti di programmazione dell'ente, ci ho infilato dentro nella relazione previsionale programmatica un obiettivo che adesso si legge poco probabilmente: pubblicazione e diffusione delle banche dati con open data tra parentesi, con due belli indicatori numerici di quelli che piacciono a Brunetta e che piacciono tanto anche a me, che dicono che nel 2011 almeno 3 banche dati devono essere messe online e nel 2012 almeno altre 10 banche dati devono essere online. Sulla base di questo ho iniziato a costruire i PEG, infatti quello lì in verticale che non si legge, ma così volevo metterlo, abbiamo messo anche un po', ho messo in capo a un po' di dirigenti in comune vari progettini per realizzare le banche dati con ottica e filosofia open data.
E poi come si realizza? Poi si realizza facendo anche diciamo un po' di smanettamento da parte dell'assessore, che casualmente fa anche professore universitario in informatica e insegna queste cose in alcuni corsi di tecnologia, e allora ci mette meno tempo a, con il suo account, ad aprire un account su Google, a mettere sui dati e a fare la pagina. No, è così, in un paio di giornate i primi open data sono iniziati a venire fuori sul sito del Comune di Udine. Perché la scelta di Google Apps? Beh, la scelta di Google Apps è perché intanto sostanzialmente è gratis, già lo pagavamo per un'altra cosa, poi permette di ottenere tanti di quegli obiettivi, come per esempio avere i dati in più formati, perché se io metto i dati con le Google Apps praticamente li ho immediatamente sul web visibili. Li posso scaricare in formato CSV, in formato PDF, in formato Open Document, in formato Excel, tutto, perché tanto ci pensa il sistema che sta dietro, e in più ci sono anche le API di Google per l'accesso ai dati direttamente online, e quindi diciamo non è proprio le quattro stelline di Tim Berners-Lee, però magari tre e mezzo ci sono, tutto utilizzando cose che già sono sul web a costo praticamente zero, anzi a costo proprio zero se uno vuole andare a spaccare il cappello e prendersi un account di quelli gratuiti. In più ci sono queste cose che danno subito un ritorno, perché automaticamente con i dati lì ci sono tutte le animazioni carine che Google mette a disposizione. Adesso, se mi permettete, vi provo a farvelo vedere, che ci avevo provato prima, non sono riuscito a metterlo dentro alla presentazione, però prima avevo provato a vedere se funzionava, e così. Questa cosa ce l'avete gratis, qui vedete per esempio come varia il consuntivo del Comune di Udine per titoli e funzioni nel 2008, 2009, 2010, che sono i nostri primi tre anni di 2008-2009, scusate, questi sono i primi anni, anche 2010, di mandato. E poi c'è il previsionale. Con l'animazione che vi fa vedere che diciamo abbiamo fatto qualche cambiamento, soprattutto negli investimenti. Tenendo fermo il settore sociale. Tornando a cos'altro abbiamo messo online? Beh, una delle varie cose che stiamo facendo in Comune di Udine è la certificazione EMAS sui dati, il sistema di gestione dei dati della qualità ambientale, e allora abbiamo tutti questi dati qui, e su acqua, animali, aria, elettromagnetismo, li leggete tutti lì, sono tutti presi e messi online sempre con lo stesso meccanismo. Un ultimo esperimento di quest'anno è quello legato ai dati dei referendum, qui ne vedete uno, però ci sono tutti e quattro divisi per sezione, presi, scaricati dal sistema dell'elettorale e messi online. Bene, siamo soddisfatti di questa cosa? Se uno fa l'assessore all'innovazione, purtroppo o per fortuna, la risposta è no. Non si è mai soddisfatti fino alla fine, si tira in continuazione fino alla fine, poi a un certo punto inizia anche uno a fare il conto alla rovescia, non vede l'ora che sia finita, però comunque assolutamente soddisfatti no, c'è ancora un sacco di cose da fare. Che cosa? Ci sono un po' di cose da migliorare. Allora, soprattutto la cultura, livello culturale. In realtà, prima mentre ero seduto lì pensavo che forse qua era meglio se avessi messo un grafico a torta, anche per far capire quanto di questi quattro aspetti. E probabilmente, diciamo, il 70% è cultura. Cultura della partecipazione, cultura del dato, cultura informatica, perché per esempio una delle cose, se proprio uno vuole andarmi a fare le pulci sui dati
che abbiamo liberato vedrà che bisogna ancora lavorarci un po'. Perché? Perché manca ancora una diffusa cultura del dato, della di come strutturare i dati. È una delle cose più difficili far capire a chi non ha un background informatico, che non sa strutturare un database, come mettere i dati, come strutturarli. Però comunque ci si può lavorare. Sicuramente si può lavorare sui sistemi software, perché molte di queste cose verrebbero assolutamente in maniera gratuita se i software fossero concepiti già in partenza con la funzionalità di esporre i dati. Mentre invece purtroppo succede spesso e volentieri che i software sono concepiti in maniera verticale per fare altre cose, e il modo con cui fanno uscire i dati sono documenti, bruttissima cosa, annegare i dati dentro i documenti, perché i documenti li leggono le persone, mentre invece gli altri software no, e allora poi è difficile rielaborarli. Certo che se si iniziassero a trasformare i software anche con una visione, con un'ottica open data, tutto questo processo avrebbe una grande un'accelerazione molto forte. Organizzazione. In qualunque, un'altra delle cose che ho imparato è che bisogna metterci qualcuno a lavorare, perché l'assessore tira, spa, se la notte ci mette le cose, però fino a quando non rientra nelle cose che vengono in qualche modo metabolizzate dall'ente è difficile portare avanti queste cose. La cosa peggiore secondo me per un politico è portare avanti le cose che sono legate solo a te, che quando tu vai via muoiono, devi riuscire a farle entrare dentro il DNA e farle metabolizzare dalla struttura, altrimenti hai fatto ben poco. La normativa, ecco, su questo diciamo il comune fa poco, però un assessore invece, se è particolarmente rompiscatole come per esempio il sottoscritto, può invece darsi da fare in tutti i modi. Per esempio nel luglio del 2011 la regione Friuli Venezia Giulia ha fatto una nuova legge sull'informatica, e nonostante il colore politico della regione sia da un'altra parte, io a forza di dare e rompere le scatole a tutti quanti sono riuscito a infilare un emendamento che parlava di open data, finalmente parla di, quindi tutti i sistemi informativi della regione Friuli Venezia Giulia devono essere sviluppati con l'ottica di open data. Pochino, si poteva fare di più, però qualcosina. È chiaro che poi, continuando di regolamento in regolamento, questa cosa, soprattutto a livello regionale, può aiutare, soprattutto in una regione come Friuli Venezia Giulia, dove la regione fa molto software per gli enti locali. Lì sotto ho messo data warehousing, però, diciamo, una delle cose, perché poi attendere per fare bene queste cose di open data sarebbe portare data warehousing e la cultura del data warehousing nei vari enti locali, ma non, diciamo, per brevità, diciamo, non vi annoio su queste cose. Come procedere? Allora, da una parte cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi cercare di fare delle piccole cose che si vedono, anche perché così un po' uno si gasa, se è contento, si sente bravo, e questo gli dà la forza di continuare. Nel 2012 l'idea è quella di continuare a mettere dati online, i dati statistici non ho messi, all'inizio dell'anno sono venuto qui a cercare di mettermi d'accordo con l'Istat per usare il loro il sistema di data warehousing, e adesso pare che siamo d'accordo, adesso magari dopo ne parliamo, non lo so adesso, perché diciamo abbiamo anche una convenzione su cui abbiamo concordato quasi tutto, manca la firma, non posso firmarla io, però andiamo avanti. Mettere dati del controllo di gestione, contributi, incarichi, dati elettorali, cose che in qualche modo da una parte possono servire alla trasparenza, dall'altra possono incuriosire. I dati elettorali divisi per circoscrizione sono sicuro che saranno una cosa che piacerà moltissimo, soprattutto ai miei colleghi di partito, che potranno fare tutti gli incroci possibili, con una logica di piccoli passi. Allora, ho trovato questa immagine, no? Che io non sono una mamma cattolica, però comunque pensare, pregare, agire ogni giorno, diciamo,
anche qualche preghierina ogni tanto, così ci va bene, ci va bene. E così, niente, diciamo che continuiamo così, speriamo che vada bene. Grazie. Ci sono un po' di riferimenti. Grazie per l'illustrazione di queste esperienze territoriali da cui c'è molto da imparare, anche nella versione artigianale dell'assessore che di notte si fa la pagina web. Un po' ci vuole anche quello, lo spirito, diciamo, di iniziativa dal basso.